Ciao a tutti, allora grazie di essere qui per questo primo appuntamento del 2018 con i caffè di Divisa. Oggi, come sapete, parliamo di acquisti di fatture commerciali da medie imprese che avvengono online, quindi finanziamento del circolante con le medie imprese. Ne parliamo con degli esperti, insomma, del ramo. Quindi qua abbiamo Ignazio Roccoli, direttore Padula, che, come sapete, tra i founder di Credimi. Quindi grazie Ignazio di essere qui con noi. Poi qui abbiamo anche Michele Ronchi, che è founder di Fifty, vedete poi tutta una piattaforma che questa che supporta, insomma, il trading e il financing di fatture, che finora lavora per il fondo supply chain di Groupama, asset manager SGR. Abbiamo qua il direttore generale, che è Alberico Potenza. Quindi grazie, buongiorno anche a te. E quindi con loro cerchiamo un po' di capire come funziona questo mercato. Allora, io comincerei, mi dicevo, abbiamo un'ora scarsa, quindi abbiamo un paio di giri di tavolo con risposte molto brevi, poi magari abbiamo anche il tempo per qualche domanda dal pubblico. E allora inizierei con Ignazio, che ci spiega un po' come funziona Credimi, perché, insomma, è una piattaforma anche un po' particolare rispetto alle altre che sono già sul mercato, e quindi che cosa vuol dire sia per le imprese sia per chi investe. Lì c'è la tua slide, basta, quindi ti lascio il microfono. Grazie Stefano, grazie per averci invitato qui stamattina. Credimi funzioni in un modo, direi, semplicissimo. Qualsiasi, Questa luce insomma, crepa. possiamo andare a casa. Qualsiasi azienda italiana che abbia bisogno di anticipare un credito commerciale può venire su credimi.com e iscriversi in 2-3 minuti con pochissimi dati, caricare una fattura, chiederne l'anticipo e ricevere in 48 ore una decisione o una proposta. Decisione può essere negativa o positiva. Se la decisione è positiva, riceve una proposta per anticipare quella fattura e anche un limite anticipo sotto il plafond che gli viene assegnato per potenziare altre fatture da anticipare. Se l'azienda accetta la proposta, viene finanziata immediatamente. Arriva subito un bonifico da noi. Noi eroghiamo il finanziamento noi stessi, essendo un intermediario finanziario autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia, e poi abbiamo accordi con quattro fondi di gestione del risparmio che comprano sistematicamente tutti i portafogli che noi originiamo, quindi costituiscono il nostro funding. In questo modo l'azienda ottiene una risposta immediatamente, subito, ottiene anche un finanziamento, oltre che la risposta in una maniera immediata, senza bisogno di cercare collocatori. E gli investitori da parte loro ottengono rendimenti lordi intorno al 5%, dal 5-6%, e quindi ottengono un prodotto di investimento a breve termine che è piuttosto interessante, soprattutto di questi tempi. C'è poi un'altra versione del prodotto di Credimi, che invece viene collocata, diciamo così, one to one a grandi aziende grandi e medie, che serve a queste aziende grandi per finanziare i propri fornitori. In questo caso è una piattaforma che si installa sui sistemi aziendali e che fa sì che tutte le fatture che l'azienda riceve dai propri fornitori, non appena vengono accettate e quindi dichiarate pagabili, vengono esposte su questo portale a cui accede ciascun fornitore, che può in quel caso anticiparle immediatamente, facendo clic e ricevendo il bonifico, perché c'è un accordo con la grande azienda e noi, per cui queste fatture possono essere cedute pro soluto immediatamente. Quindi Credimi ha queste due versioni, una, diciamo, di open market accessibile a tutte le aziende italiane e l'altra che noi chiamiamo credito di filiera, che è una versione per le grandi aziende per finanziare i propri fornitori. Sul mercato è partita a gennaio del 2017, quindi Credimi ha sostanzialmente un anno di vita sul mercato. Nei mesi precedenti, che sono i primi 3-4 mesi di quel grafico, era disponibile soltanto a due fornitori di filiera. In maniera sperimentale. A gennaio è stata aperta al pubblico, a fine anno è arrivata a fare circa 60 milioni di finanziamenti e oggi siamo sui 70.
Questo numero è molto piccolo rispetto al mercato italiano, perché ogni anno si finanziano in Italia crediti commerciali per almeno 400 miliardi di euro. Un mercato molto grande, molto interessante. Però è un numero che per un prodotto nuovo, un'azienda nuova, che non ha rete commerciale, non paga un euro a nessun intermediario, quindi raccoglie clienti esclusivamente via marketing, è una crescita molto più veloce di quella che hanno fatto le aziende analoghe inglesi e francesi. Marketing Voice è la più famosa che ci sia nel mondo del finanziamento delle fatture, è un'azienda che oggi finanzia ogni anno centinaia di milioni di sterline. Nei suoi primi 16 mesi aveva fatto un terzo di quello che abbiamo fatto noi. E la stessa Funding Circle, che fa finanziamenti ad aziende via internet e che è ormai molto nota in tutto il mondo, nei suoi primi 12 mesi è andata. Questa è testimonianza del fatto che le aziende italiane sono molto, molto, molto pronte e ricettive a strumenti del genere, molto più di quanto si voglia far credere quando si dice che le aziende italiane sono arretrate, che non sono pronte a usare internet, che vogliono per forza usare la filiale e via dicendo. In realtà, le aziende italiane sono prontissime. Come vedremo nel prossimo giro, poi non si tratta di aziende disperate. Che nel caso del nostro algoritmo, tutte le aziende che hanno, diciamo, i crediti bancari totalmente esauriti o che hanno un rischio molto elevato vengono comunque declinate purtroppo anche dal nostro algoritmo. Parliamo di aziende che sono aziende sane, che hanno anche credito bancario e che scelgono invece di usare uno strumento diverso perché è più veloce, più flessibile e alla fine serve meglio le loro esigenze. Poi ci spieghi poi tecnicamente, perché in realtà non si comprano esattamente le fatture, ma poi le cartolarizzate, eccetera, eccetera. Quindi poi questo è una tecnica che è però importante, insomma, per il mercato. Adesso io passerei a Federico, che ci spiega appunto questo fondo. Quindi, no, rimani lì perché altrimenti ti accendi. il fondo supply chain, quindi quando è partito, quanto ha raccolto, quanto ha investito, è anche qui un minimo di... Cos'è il fondo, evidentemente, per questo, quindi un po' per capire cosa stiamo parlando. Okay. Posso parlare anche senza? No, perché c'è la registrazione. Aspetta un attimo che si fa. Facciamo l'inversione. Purtroppo è... Devi salire anche su. Sarei provato a lanciarci che buongiorno. Allora, io rappresento il gruppo Asset Management SGR, noi siamo una società di gestione del risparmio, a livello di gruppo gestiamo 100 miliardi di euro, in Italia 8 miliardi e mezzo, per conto di clienti alle istituzioni italiane, quindi pensioni, casse, enti, altre banche, attività di gestione. Il progetto, che ormai è un fondo che è stato lanciato a fine ottobre del 2016, è il primo fondo di direct lending italiano. Il direct lending, immagino siete tutti esperti del settore, a differenza di un fondo tipico di private debt, ha la facoltà di finanziare direttamente le imprese senza avere uno strumento finanziario in mezzo. È proprio lo strumento finanziario, è proprio il fondo. Quindi, diciamo, il concetto, ed è una piccola rivoluzione che è successa in Italia circa quando è stato approvato fine 2000 e metà 2016 questo decreto che ha fatto nascere i fondi di credito, dove il fondo diventa allo stesso tempo come una banca elargisce finanziamenti alle imprese, sia sul breve che sul lungo periodo. Ora in Italia ne stanno nascendo diversi, è una realtà già conclamata a livello europeo e anche mondiale. Quindi la nostra idea è stata come posso aiutare le imprese, come posso finanziarle, sapendo che dall'altro lato avevamo gli investitori che attualmente già con i quali lavoriamo, quindi investitori istituzionali, che avevano un forte bisogno di investire nell'economia reale. Quindi l'idea, è, da un'analisi del mercato, è stata quella di guardare qual è il bisogno delle imprese italiane. Allora, le imprese italiane tipicamente noi parliamo di filiere, molto a livello merceologico molto differenti l'una dall'altra, con bisogno più di circolante che di finanziamento medio-lungo. Mi correggo,
Nel senso che a causa delle relazioni molto lunghe di pagamento, l'Italia, se la paragoniamo al resto dell'Europa ex Italia, l'Italia ha tempi medi di pagamento delle fatture, dei crediti, sono intorno ai 150 giorni. Il resto dell'Europa parliamo intorno ai 35-40 giorni. Quindi cosa succede? Di solito in Italia le aziende, ottime aziende, medio piccole, sono collegate a un grande capofiliera e subiscono questi tempi di dilazione. Quindi non avendo altra alternativa, perché non possono forzare la mano a chiedere un pagamento in anticipo, si devono finanziare per pagare le spese correnti sul medio lungo. Quindi dal punto di vista teorico dell'economia è un po', diciamo, abbastanza sbagliato. Quindi guardando anche la size del mercato, il mercato dei crediti commerciali in Italia parliamo di 570 miliardi di euro, coperto un 20% dalle banche, dalle società di factory. Il mercato è molto ampio, anche quello di mercato da potenziale per noi. Quindi stanno nascendo tutte queste piattaforme, noi siamo stati, diciamo, probabilmente i primi in Italia a lanciare proprio un fondo specializzato su questo, che compra crediti commerciali. La differenza nostra rispetto agli altri esempi di piattaforme di finanziamento del circolante che si sente sul mercato ad oggi è quella che noi facciamo accordi di filiera. Quindi noi ci riferiamo a grandi debitori e chiediamo con la collaborazione dei grandi debitori di farci presentare da loro i fornitori strategici e ricorrenti. Perché io al mio investitore, oltre a dargli un rendimento, devo dargli anche una continuità dell'investimento. Quindi noi da subito abbiamo immaginato la fattura è l'equivalente di un titolo, come un'obbligazione, uno zero coupon. E proprio come un'obbligazione viene valorizzato nei portafogli, quindi farò il present value, lo porto alla scadenza, con tutte le svalutazioni se ci sono ritardi di pagamento. Però la parte più importante è la continuità dell'investimento. Quindi io faccio degli accordi che vanno oltre i 18 mesi col capofiliera ed è lui che mi fornisce, mi dà apertura e visibilità a tutti i suoi fornitori. Tutto questo processo l'abbiamo digitalizzato e abbiamo, quando siamo partiti sul progetto di questo fondo, c'era veramente poco a cui attingere, già di fatto è costituito. Quindi noi abbiamo creato la nostra piattaforma, che è rappresentata qui dal dottor Ronchi, che si chiama Fifty, che è una piattaforma che è nata a servizio del supply chain fund, quindi che si occupa di tutta la parte di gestione del credito, degli incassi, dei pagamenti e dà al gestore anche altri tools che poi magari vi chiedo di spiegare più nel dettaglio, per farvi gestire il prodotto. Cioè, quindi noi abbiamo guardato dal nostro punto di vista la fattura commerciale come una nuova masterclass da offrire agli investitori. I rendimenti sul mercato se ne trovano dei più disparati, dipende dalla situazione del rischio di credito, del merito di credito del capofiliera, ma anche, diciamo, i cedenti hanno un impatto a livello di rischio nel contesto di determinare il credito. E comunque ci sono da tassi veramente alti ora sul mercato a tassi praticamente quasi inesistenti. Noi stiamo nel mezzo e effettivamente i rendimenti grossi, quindi lordi intorno al 4-5,5%, sono rendimenti che abbastanza possono costituire una media del settore per chi vuole investire in crediti commerciali, considerando la duration che è molto. Magari andiamo poi nel dettaglio tra poco. Passiamo a Michele Ronchi che ci spiega allora che cosa fa effettivamente la piattaforma per un fondo di questo tipo, in che cosa poi si differenzia evidentemente magari da sua piattaforma che ci sono, che magari sviluppano le stesse banche per loro stesse quando fanno fare il sostanzialmente. Sì, esatto. Allora, come diceva Alberico, il motivo della nascita di Fifty, di una piattaforma nuova, era che per servire il fondo erano necessarie alcune procedure ed alcune attività che sostanzialmente al momento non avevamo trovato in nessun altro sistema e soprattutto in quelle che sono i sistemi e le procedure del sistema bancario, perché essendo un fondo ha bisogno di
esigenze molto diverse. Poi abbiamo trovato nei sistemi bancari molta macchinosità, procedure abbastanza farraginose con tantissima carta. Quindi partendo da zero abbiamo avuto lo svantaggio di dover appunto partire da un foglio bianco e il vantaggio di non avere però come legacy dei sistemi chiusi che danno poca possibilità di svilupparsi in maniera abbastanza semplice. Quindi abbiamo creato 50, che cosa fa? È nata da alcuni investitori privati, più Groupama, più una software house che serviva ovviamente per sviluppare il prodotto. E che ruoli ha? Ha fondamentalmente due ruoli. Un ruolo che c'entra meno con la tecnologia di Originator, perché è una società comunque iscritta all'OAMP, dell'organismo degli mediatori creditizi, e per cui si può accreditare con le aziende come vero e proprio intermediario per trovare finanziamenti. Quindi il primo aspetto è quello di trovare aziende e fare gli accordi di filiera di cui parlava Alberico. E poi c'è un ruolo invece propriamente tecnico, ovvero abbiamo sviluppato una piattaforma che dà supporto al fondo in tutte le sue fasi di azione, da il primo punto che è la mappatura anagrafica di una controparte fino alla valutazione del merito creditizio, e questo è fatto attingendo in un unico cruscotto informazioni da tantissime fonti disparate, che sono fonti di bilancio, che sono fonti della centrale rischi, perché il fondo partecipa alla centrale rischi come fosse un intermediario finanziario, quindi dà i dati dei finanziamenti fatti e riceve tutte le informazioni della centrale rischi di CRIF, quindi consolida questi dati, aggiunge dati, e su questo ci teniamo molto, qualitativi, quindi la possibilità di analizzare dati non strutturati che possono essere di rassegna stampa piuttosto che di informazioni, tutte le pregiudizievoli che possono essere raccolte dai vari database, che spesso e volentieri vengono ignorate da altri intermediari finanziari, fino ad arrivare, e questo supporta tutta l'attività, diciamo, di delibera delle controparti dei contratti. Poi c'è la parte principale, che è quella di vera e propria gestione, ovvero digitalizzazione di tutto il flusso delle fatture in ingresso, quando tanti intermediari ancora tradizionali bancari lavorano con input manuali di quelle che possono essere le fatture o quant'altro, gestione dei pagamenti e degli incassi, tutto sempre da questo unico controllo, scotto, fino ad arrivare all'ultimo punto, che è quello che veramente mancava in altri sistemi, che è quello della valutazione del sottostante. Questo perché naturalmente gli intermediari finanziari tradizionali non hanno bisogno di valutare, come diceva il dottor Potenza, ogni fattura come fosse un bond o come fosse un singolo asset, ma le società di factoring o le banche fanno il loro bilancio trimestrale in cui valutano il portafoglio nel loro complesso, ma non valutano ogni singolo strumento come fosse un singolo titolo, come invece un fondo deve fare. Quindi la piattaforma dà anche una valutazione puntuale, giornaliera, del portafoglio di fatture, generando poi a fine mese un vero e proprio NAV ufficiale con tanto di costi attribuiti al fondo, che quindi viene poi validato dalla banca depositaria e dà una valutazione quindi molto veloce di quelli che sono asset che non sono valutabili da un mercato finanziario, dove quindi si prende un prezzo di chiusura, cosa che tipicamente i fondi chiusi come il fondo del supply chain magari fanno diciamo quota ogni sei mesi con pubblicazione della quota magari quattro mesi dopo la chiusura. Qui parliamo invece di, è chiaro, è vero che sono asset più semplici da valutare come fatture, però sono comunque non quotati e quindi hanno bisogno di un processo di valutazione accorto. Prendo il microfono si sente con la registrazione. Allora Ignazio, volevo tornare sul tema dei rendimenti e quindi sugli investitori, quindi questi investitori istituzionali, quindi queste quattro investitori istituzionali che si sono impegnati a investire e ultimamente tra l'altro hanno anche aumentato la dimensione dell'impegno, e quindi a fronte di che rendimenti sostanzialmente, e poi se ci spieghi anche un po' nella pratica che cosa succede, quindi come impacchettate queste fatture. Voi tra l'altro investite anche direttamente una quota, e quindi questa è anche una caratteristica differenziante, insomma, rispetto ad altre piattaforme che ci sono sul mercato, che siete poi in 106, quindi con qualche considerazione di questo tipo. Sì, in effetti trattiamo appunto le fatture anche noi come un asset class, come un oggetto di investimento. Quello che i nostri quattro partner hanno sottoscritto
sono delle note, dei semplicissimi ABS, con i quali ci hanno messo a disposizione circa 70 milioni di euro, e sono divisi in quattro note, una per ciascuno dei partner, che sono Anima, il gruppo Banca Generali, il gruppo Tikeo e Antilia. Queste note hanno ciascuna un importo nominale, quindi prevede di investire fino a 5, 10, 15 milioni per ciascun partner, e questo importo viene messo a disposizione tramite chiamate di capitale che avvengono ogni 15 giorni. Quindi ogni 15 giorni, man mano che noi eroghiamo i nostri finanziamenti, chiamiamo la sottoscrizione di una parte del capitale delle note, non appena ci sono i finanziamenti disponibili. In questo modo viene gradualmente investito l'importo che gli investitori hanno messo a disposizione. Questo importo è rotativo, quindi una volta che i 70 milioni fossero utilizzati, sono comunque poi riutilizzabili tutti i fondi che vengono rimborsati. Qui di fatto il meccanismo è che, dato che le fatture scadono dopo 3 mesi, se nel veicolo che gestisce, che acquista le fatture, ci sono fondi disponibili, si usano prima quei fondi e se non bastano si fa un'altra chiamata di capitale. Il veicolo che si chiama Lumen è gestito da Finint ed è un semplicissimo veicolo di cartolarizzazione. Dico semplicissimo perché questi titoli non sono tranched, li abbiamo voluti, noi espressamente molto semplici, quindi tutti gli investitori partecipano in percentuale allo stesso portafoglio. Esiste una quinta nota, come ricordava Stefania, che è completa da Credimi, che investe direttamente almeno il 5% del portafoglio. Queste fatture, come possono, appunto, ci si può aspettare un rendimento netto tra il 4% e il 5%, con una durata intorno ai 90 giorni e con un fortissimo frazionamento, che alla fine la fattura media ha una dimensione di 30-40 mila euro e il debitore medio può avere un valore di 100-200 mila euro. Questo è il tipo di, diciamo, prodotto di investimento che gli attuali lending partner comprano e che poi tra qualche mese vedrà l'ingresso di altri lending partner, perché l'idea è di aumentare gradualmente questo importo a disposizione per arrivare nel tempo a delle emissioni che siano piuttosto di centinaia di milioni che non delle decine di milioni. Allora, ecco, Alberico, torniamo sul tema rendimenti. Anche qui la caratteristica di questo fondo è che c'è un importante impegno proprio di la casa madre nell'investimento, quindi ci sono anche dei terzi, ma al momento sono una minoranza, quindi evidentemente c'è un interesse importante per questo tipo di asset. Quindi mi domandavo se questo è qualcosa che state facendo solo in Italia, se è qualcosa che state replicando dall'estero e quindi perché credete così tanto in questo tipo di asset in Italia. Okay. Allora, il commitment che abbiamo raccolto nel Supplement Fund si aggira intorno ai 110 milioni di euro. Ad oggi ne abbiamo richiamati quasi una sessantina, quindi sono investiti nel fondo, giusto due numeri, e abbiamo finanziato, quindi dal lancio del fondo, quindi a qualche mese, 13-14 mesi, quindi ad oggi circa 150 milioni di euro finanziato a livello di fattura. Quindi diciamo abbiamo avuto uno sviluppo molto importante e anche a livello di diversificazione del portafoglio, poi ci arriveremo, abbiamo tanti debitori e tanti cedenti, parliamo di oltre 50 controparti, per un fondo chiuso diciamo sono dati molto molto importanti. Nel fondo come investitori principalmente abbiamo Groupama, sia con l'assicurazione italiana che la proprietà direttamente nella Francia. Il motivo è stato perché gestendo e volendo aprire questo prodotto a investitori istituzionali in un secondo momento abbiamo voluto testare il prodotto. Parliamo di un prodotto nuovissimo, penso unico in Europa, ad oggi ancora. Quindi abbiamo voluto testare e essere sicuri che il prodotto funzionasse e che tutto girasse a regime prima di aprirlo agli investitori esterni. Quindi l'abbiamo fatto con il nostro capitale e quindi dei 110 milioni più o meno un 70% è il capitale che abbiamo versato noi. Il resto, quindi si aggira intorno ai 30 milioni di euro,
sono investitori esterni che sono entrati a fine dell'anno scorso, quindi sono entrati con il valore di quota di dicembre ed è entrato il fondo pensione Biblos, che è nel settore della carta, dove versano i lavoratori della carta, e poi il fondo pensione Alifond, che è il fondo pensione dipendente del settore alimentare. In pipeline abbiamo già commitment firmati da altri fondi pensioni e casse che piano piano entreranno, però faremo aperture graduali. La differenza è che possiamo aprire, avendo un asset class così liquida, apriamo ogni quarto, facciamo delle aperture di sottoscrizione. L'altra domanda era sui rendimenti? Sì, beh, ovviamente era la legata che, poi sono, sì. Quindi investite, ma perché evidentemente vi aspettate. Sì, un ritorno interessante, ma dicevi che era sempre 4,5. Sì, si va dal 4 al 5,5, grosso, questo più o meno, poi bisogna togliere i costi di gestione del fondo, che non sono altissimi. Comunque, la cosa interessante che noi abbiamo visto da investitore, prima che da gestore del fondo, è stata l'asset class, la particolarità dell'asset class, perché tu a parità di merito di credito, è di modified duration, quindi una duration molto breve, parliamo di fatture in media hanno 3 mesi di vita, hai un rendimento che oggi sul mercato è impensabile, è veramente impensabile, quindi diciamo questo è stato il motivo ed è veramente tipico dell'Italia, perché prodotti del genere sul mercato più estero, con attori esteri, i tassi cambiano in maniera notevole, ma è dovuto proprio alla struttura delle aziende e anche dal fatto che in Italia le aziende sono bancocentriche rispetto al resto dell'Europa, per non arrivare in America, che sia un mercato di capitali molto più aperto. Ecco, Michele, sempre parlando di investitori, allora fino adesso, dicevamo appunto, Fifty ha lavorato per il fondo di Groupama, investitore in 50 insieme a Tesi Square. Mi raccontavi poco tempo fa che state preparando insomma a lavorare anche con terzi, ma e questo è perché evidentemente avete capito che sul mercato stanno arrivando altri operatori, per cui ci saranno altri fondi evidentemente che seguiranno le orme di Groupama o comunque di Credimi come concetto, insomma. Quindi qualche considerazione di questo tipo, insomma, che cosa stai vedendo? Sì, esatto, come dicevi, Fifty è nata principalmente, anche visto i promotori, come a supporto di questo fondo, ma ci siamo accorti molto presto, anche senza fare grossa apertura al mercato, che c'era comunque un forte interesse da parte anche di altri attori. La situazione attuale è quella che, rodato ormai da più di un anno la collaborazione con Groupama, ci sono venuti a cercare altre istituzioni per capire meglio il prodotto e vedere se potesse essere servibile anche per le loro esigenze. E noi vediamo due trend fondamentali, proprio molto concretamente con gli interlocutori con cui stiamo parlando. Da un lato, investitori o comunque gestori che vogliono far nascere fondi simili a quello di Groupama, quindi in tutto e per tutto fondi di direct lending. Quindi sono ancora allo studio, si stanno guardando in giro, però sicuramente ci hanno contattato come, diciamo, unica realtà a supporto di un fondo del genere dal punto di vista, diciamo, gestionale. Altri attori invece sono gli investitori più tradizionali, ovvero gruppi, istituzioni finanziarie e gruppi bancari, i quali ovviamente hanno già tutti i sistemi a supporto della loro attività, però si rendono conto, e questo è una cosa abbastanza strana da pensare, perché i budget in termini di sistemi informativi dei grossi gruppi bancari tutti li sanno, però purtroppo tante volte preferiscono guardare all'esterno perché si rendono conto di non avere forse le competenze o l'imprenditorialità per realizzare all'interno determinati progetti. Per cui anche con istituzioni finanziarie di medie dimensioni stiamo dialogando, perché stanno pensando di introdurre alcune delle nostre soluzioni, magari non in toto, perché alcune parti potrebbero essere non servibili a quello che fanno, stanno considerando di sostituirle magari a dei sistemi che hanno, quindi andando verso un processo molto meno cartaceo, molto più digitale,
ovviamente sono assolutamente interessatissime, questa è la cosa importante, al mantenimento del processo in termini di monitoraggio del rischio, quindi non vogliono sacrificare la, diciamo, il controllo del rischio per una semplificazione digitale. E noi questo, lavorando con un investitore istituzionale come Groupama, lo abbiamo, è stato, diciamo, nel DNA dall'inizio, perché insomma, siamo stati sottoposti a parecchie scrutini e audit per essere funzionali per un fondo autorizzato da Banca d'Italia. Adesso ci volevo chiedere prima Ignazio e poi ad Alberico se ci fanno qualche esempio, insomma, di storia di azienda che, con cui avete lavorato, state lavorando, insomma, quindi tanto che per dare un po' un'idea delle necessità e di come le risolvete. Due o tre storie di aziende che mi vengono in mente, per aziende un po' rappresentative della realtà italiana. Una è il gruppo Conserviero Petti, passati di pomodoro, prodotti derivati dal pomodoro. Azienda in forte crescita, che sta investendo sia per servire sempre di più clienti all'estero, sia per creare marchi propri rispetto all'attività solo di white label. E questi investimenti comportano assorbimento di risorse e poi creano, come sempre, anche un accumulo di circolante con i gruppi della grande distribuzione o con altri clienti. Questo è un tipico caso di azienda valida in forte crescita, sicuramente che usa debito, anche se non è indebitata a livelli eccessivi, che ha trovato molto utile il avere a disposizione uno strumento che intanto permettesse flessibilità, business molto stagionale, per cui dotarsi di linee di credito enormi, costose, a pagamento, per poi utilizzarle in maniera molto volatile, era costoso. Il credito mette a disposizione un limite che uno usa quando vuole e che non ha un costo. Quindi questo gli è piaciuto moltissimo. Poi gli è piaciuta molto la rapidità, quindi il fatto di poter avere in un momento di crescita, un momento di investimento importante, una decisione in 48 ore, però è stato molto importante. Altro caso, un'azienda che fattura circa 200 milioni, se non vado errato, a livello consolidato. Per parlare del caso di un'azienda molto più piccola, mi viene in mente un gruppo milanese, si chiama Edipoli, un'azienda che fa un prodotto invece particolare, perché sono delle carte dono e carte promozioni che si usano sia in catene della grande distribuzione, quando trovate quelle carte dono intestate, sono fatte spessissimo da Edipoli, e sia sono programmi fedeltà che vengono sviluppati per una serie. È tipica azienda milanese di servizi, trovato intorno ai 40 milioni, stesso tipo di tema, crescita molto forte, clienti corporate, quindi tempi di pagamento lunghi. Anche qui apprezzato moltissimo la possibilità di avere un prodotto dove la decisione arrivasse subito e l'utilizzo fosse molto flessibile. Cioè, questi due esempi ne potrei fare altri per non annoiarvi troppo, però si tratta sempre di quelle aziende italiane in forte crescita che hanno comunque a disposizione affidamenti bancari, hanno anche margini di utilizzare affidamenti bancari, però hanno bisogno di un prodotto che risponda in maniera rapida, veloce e flessibile, sottolineo molto la flessibile a queste esigenze di crescita. E questo è un po' sono talmente tante le aziende italiane di questo tipo con tempi di pagamento così lunghi che alla fine l'Italia è un mercato, dal mio punto di vista, ideale per lo sviluppo di queste nuove soluzioni. Quindi non mi sorprende che anche le banche, anche altre istituzioni, anche gli operatori tradizionali, secondo me nell'arco del tempo si sposteranno tutti su questo modo di servire il cliente. Perché il cliente italiano, da questo punto di vista, secondo me, è più reattivo e più pronto di quello inglese, francese, tedesco o spagnolo. Allora, un esempio di azienda. Allora, il nostro portafoglio del fondo ad oggi è ben diversificato a livello di settore, con il settore farmaceutico, telecom, utilities, la parte energia, metalmeccanico, chimico e tessile.
L'esempio che mi piace riportare spesso è uno dei primi, che è un'azienda del settore automobilistico italiano. Questa è un'azienda di Caserta, si chiama CMD, e loro, un'azienda storica, nascono, hanno brevettato delle tecnologie di motori diesel e storicamente sono sempre stati un fornitore della Fiat. Un punto indietro, noi guardiamo per finanziare delle fatture, ci sediamo con le aziende e studiamo una soluzione tailor made su di loro, sulla loro filiera, e guardiamo senza il capo filiera. In questo caso CMD è un fornitore strategico ricorrente di Fiat, di FPT nel dettaglio, quindi della parte di Fiat della produzione di mezzi pesanti. Allora loro oggi cosa fanno? Fiat manda il blocco motore di Iveco, i furgoni della Fiat, loro lì lavorano, quindi fanno le varie rettifiche, i fori, li perfezionano, tra l'altro hanno un impianto molto innovativo in Basilicata e che tra l'altro ho avuto il piacere di visitare e rimani abbastanza impressionato da quanta tecnologia c'è dietro, anche se siamo nel sud dell'Italia. E dopo rimandano questo blocco motore alla Fiat che poi deve montare il motore poi per la produzione. È un'azienda che fattura intorno ai 60 milioni di euro all'anno. Ad oggi è stata acquisita da un gruppo, una multinazionale cinese, però ha mantenuto il management, il fondatore dell'azienda è sempre rimasto ed è sempre nel top management della società. Con loro sono stati uno dei primi aziende che abbiamo finanziato e li finanziamo all'anno circa 26 milioni di euro di fatturato, che è una parte del business che loro fanno con Fiat. Poi hanno altri clienti, sempre del calibro di Fiat, sia italiani che esteri. E la parte più bella che stiamo sviluppando è anche una parte, parlando di supply chain, di integrazione anche a parte. Quindi non solo stiamo finanziando la loro parte di CMD verso i loro incassi, verso i loro clienti, però stiamo andando anche nella parte di integrare CMD verso i loro fornitori. Quindi è una verticalizzazione della finanza. Quindi alla fine, conoscendo chi deve pagare CMD e da chi incassa CMD, il bilancio diventa veramente qualcosa che potrebbe essere anche guardato in un secondo momento. Secondo esempio è nel settore telecomunicazioni, è un settore dell'installazione, tra l'installazione della fibra ottica. In Italia, sapete, c'è una grande spesa da parte di questi grossi gruppi operatori telecom nell'investimento in infrastrutture. Ci sono poche aziende specializzate nell'installare le fibre, fare tutti i lavori di cablaggio e così via. Noi abbiamo finanziato Alpitel, che è un'azienda piemontese, che a sua volta ha un indotto di fornitori, di installatori molto localizzati nelle varie zone geografiche. Potete immaginare anche il motivo, perché sono proprio gli operai che vanno a fare i lavori, e con un'alta capacità, un'alta conoscenza tecnica. Quindi è molto difficile trovare questi operatori. Quindi con Alpitel abbiamo fatto un contratto di reverse dove noi andiamo ad anticipare veramente i piccoli fornitori, parliamo proprio di piccoli installatori, prendendo il merito di credito di Alpitel. Alpitel è anche una bella azienda che finanzia oltre 100 milioni di euro. Quindi un po' questi sono i due esempi di due settori diversi. Anche io, nel senso, abbiamo sul settore farmaceutico c'è tanto anche che stiamo facendo. Quindi è proprio bello scoprire tante belle realtà italiane che è vero, hanno credito dalle banche, però probabilmente a volte le condizioni di credito a cui le vengono applicate tiene poco in considerazione dove si trovano a livello di filiera. Perché dire che è valutare allo stesso modo un'azienda che produce un prodotto che è facilmente sostituibile, quindi più una commodities, e paragonarla con un'azienda tipo CMD che produce un pezzo che entra nella supply chain di Fiat, cioè se si blocca CMD per Fiat è un problema, è più facile capire che la fattura di CMD rispetto a un altro che produce la cancelleria per Fiat sicuramente deve essere prezzata in maniera diversa.
questi bilanci a livello quantitativo non lo vedono, e c'è una linea trasparente che è la parte che noi guardiamo della supply chain, che è un valore qualitativo che l'analista deve dare, che un po' in Italia le banche si sono scordate di fare, diciamo, per farlo in maniera sempre più meccanica. Allora, per finire questo giro con Michele, parlando di Fifty, perché comunque Fifty è una startup fintech alla fine, e quindi mi domandavo innanzitutto come è nata questa sinergia con Groupama, e poi se, se lo puoi dire, non lo so, se questo aumento prospettato di business comporterà poi anche un aumento di capitale, quindi che idea avete sugli sviluppi? Sì, diciamo che la sinergia è nata molto banalmente dalla conoscenza personale, dal fatto di aver lavorato in precedenti esperienze insieme e di avere la massima fiducia in Alberico, e quindi è lui che mi ha un po' diciamo coinvolto nel progetto, ed è questo il legame con Groupama. Ci siamo accorti subito che c'era bisogno di un partner tecnologico di alto profilo e che ci supportasse con uno spirito da partner, non da fornitore, ed è quel motivo per cui abbiamo coinvolto Tesisquare, che è una società di Bra, che conta circa 300 dipendenti e che è leader nella digitalizzazione dei documenti, quindi non hanno specifica esperienza finanziaria, quella la mettiamo noi con il design della piattaforma, ma hanno sono tra i leader, tra i 3 o 4 in Italia, che gestiscono molte filiere in termini di scambio documentali, quindi tutti i TDD, le fatture che girano nel mondo dell'elettronica di consumo, quindi tra Samsung e MediaWorld non si mandano la fattura via PDF, ci sono degli scambi dietro, che sono attraverso sistemi che Tesisquare gestisce insieme a pochissimi altri operatori d'Italia. Questo perché l'ho citato, per arrivare alla tua domanda, ovvero il fatto che avendo due partner del genere ci hanno permesso come startup, diciamo, di prenderci magari anche il tempo per crescere senza dover fare i conti con il conto economico dal giorno zero. In realtà questa cosa poi, visto il successo dell'operazione, si è trasformata adesso in qualcosa di virtuoso, perché comunque già dal 2017 Fifty è riuscita ad autofinanziarsi grazie al supporto di Tesi, di Groupama, ma è diventata una società, diciamo, stand alone, che adesso può permettersi di autofinanziarsi. Per cui a livello attuale non abbiamo in previsione aumenti di capitale a breve. Certo è che se qualche progetto importante dovesse richiedere un aumento sostanziale delle risorse, anche in termini di risorse umane, di investimenti in tecnologia, sicuramente ci penseremo, però abbiamo a fianco, oltre a degli investitori che ci sostengono, sicuramente due partner che sono, anche nella loro veste di investitori, pazienti e sicuramente supportive per la nostra crescita. Abbiamo veramente 5 minuti, se c'è qualche domanda, una domanda là in fondo, però prego di venire qua, perché altrimenti non riusciamo a sentire, a registrarlo più che altro. Grazie. Buongiorno a tutti, io ho una domanda per tutti e tre. Due in realtà. La prima, se riuscite a spiegarci un pochino meglio la dinamica dietro alla grossa differenza di rendimenti tra questa asset class in Italia, dicevate voi tra 4 e 5 mezzi circa, e altri paesi dove è più sviluppata, penso soprattutto UK, market invoice, giriamo a doppia cifra come rendimenti lì. Questa è la prima domanda. La seconda, nel ragionevolmente imminente scenario di rialzo dei tassi, come vedete la vostra asset class? Grazie. Dunque, per calcolare i rendimenti di Market Invoice, io suggerisco di scaricare da Altfin il loro loan book. Non so se l'avete fatto, perché se guardate i dati granulari sul loan book since inception, il quadro che emerge è molto diverso. Cioè, indubbiamente può essere che in certi momenti del portafoglio si sia arrivati a una resa lorda del 9-10%, però guardando il loan book emergono perdite cumulate che mangiano il 3-4% di quel rendimento. Quindi alla fine, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, quindi suggerisco di
analizzare bene il loan book. I nostri investitori hanno per definizione granularità su tutti i singoli finanziamenti fatti e quindi possono vedere le cifre direttamente. Quindi per fare i confronti è importante questa cosa qui. Secondo punto, in ogni caso in Italia lo scenario di competizione nel credito alle imprese è molto più feroce di quello che c'è sia in Francia che in Inghilterra, fa eccezione la Germania che invece è peggio ancora dell'Italia. Questo perché il ritorno sul capitale, sul singolo euro di capitale impiegato è una variabile importantissima per la banca francese, per la banca inglese, non sempre una variabile cruciale per la banca italiana, che normalmente, soprattutto dopo che la BCE ha iniziato la sua operazione di easing, ha alcuni clienti a cui presta a qualsiasi tasso, anche zero. Quindi lo scenario di competizione italiana è molto, molto polarizzato. Sono tassi molto elevati per le probabilità di default che vanno dal 3-4% in su. E poi al di sotto di quella soglia i tassi possono essere anche dell'1-2%, quindi la competizione è più forte. Questo è anche il motivo per cui io penso che chi ha successo in Italia in questo settore possa, con facilità, ma possa sicuramente andare ancora meglio in mercati come l'Inghilterra e la Francia. E, diciamo, l'ultima parte della domanda, quando saliranno i tassi? Chiaramente la nostra asset class è floating per natura, quindi i tassi vengono rivisti ogni 3 mesi, ma direi a ogni operazione, quindi noi siamo intrinsecamente variabili e quindi noi aspettiamo con ansia il momento in cui i tassi saliranno, le banche non saranno più in grado di dare soldi allo 0%, quindi aumenteranno notevolmente anche i nostri rendimenti ed è una cosa che tra l'altro teniamo sotto controllo costantemente, cioè non appena vedessimo anche solo un sentore di rialzo dei tassi in Italia, immediatamente il giorno dopo adegueremo tutti i nostri algoritmi di prezzo per ogni cliente, per ogni classe di rating e andremo immediatamente ad adeguarci. Se posso, una tua. Sì, ma io girerei la prima domanda nel confronto con la doppia cifra, anche nel, appunto come diceva Ignazio, vedere qual è il loan book e qual è il merito di credito. Io a volte mi capita di sentire questo tipo di domande, a volte invece la domanda opposta, ovvero come è possibile avere un debitore come Fiat che se io compro un bond che scade fra 3 mesi rende lo 0,0001% e invece io ho un merito di credito simile, l'asset class concordo che è diversa, ma che dove il debitore è sempre Fiat e mi rende il 4%. Quindi vedrei entrambe le cose. È vero che con un loan book completamente diverso, rendimenti a doppia cifra, ma chiediamoci qual è il rischio, mettiamoci invece l'attrattiva delle nostre iniziative, della nostra proposta, io lo vedo invece in questo senso, ovvero vedere a parità di merito di credito la differenza di spread tra il rendimento di un asset come quello di una fattura e l'equivalente di una stessa obbligazione della stessa società con la stessa scadenza. Brevemente, forse quello che anche posso aggiungere in questa cosa piccolissima riguardo queste piattaforme, quelle che erano nel grafico di Ignazio. Come origine diciamo, non hanno solo aziende europee, sono anche su paesi, diciamo, da parte di paesi emergenti, dove il merito di credito è completamente diverso. Poi bisogna considerare parecchio la dimensione delle aziende e queste fatture verso chi sono cedute. Se è una fattura che è ceduta, per il caso di Fiat che abbiamo preso come esempio, però avrà, io là sarò disposto a livello investitore di pagare un certo tasso di sconto. Se invece la fattura è emessa nei confronti di negozi, retail, piccoli, sicuramente il livello di rischio sarà diverso, cioè perché è anche più difficile valorizzare. Come un istituto tradizionale lo apprezzerà in maniera importante, anche un investitore lo farà allo stesso tempo. Quindi in queste medie, di questi grossi numeri, bisogna andare a guardare veramente nel dettaglio qual è il tipo di rischio che sto prendendo.
ma anche in Italia ci sono casi, double digit, penso voi come noi ne abbiamo trovati tanti. Alcuni rifinanzi anche ci rimangono fuori, perché probabilmente quelli che stanno bussando da noi sono venuti prima da voi o viceversa, magari hanno trovato contatti molto interessanti, però né noi né loro li abbiamo presi, ma non perché dal punto di vista proprio di solidità sono aziende che, diciamo, anche se offrono dei buoni rendimenti, anche il livello di deporti è anche abbastanza elevato. Ecco, questo. Sulla parte di aumento dei tassi, esattamente non ci vuole lavorare su quello che ha detto Ignazio, anche per noi funziona allo stesso modo. Aspettiamo un momento dei tassi. Allora, con questo dobbiamo chiudere, quindi grazie ai nostri relatori, grazie a voi di essere stati con noi questa mattina, come sempre metteremo online il video nei prossimi giorni, quindi arrivederci ai prossimi video. Buona giornata.